Braccialetti Rossi è una grande storia di amicizia e di coraggio, dove i protagonisti sono sei ragazzini. E già questa mi sembra una grande novità, avere un film che racconti una storia di sei ragazzini, tutto è visto dal loro punto di vista. Nell'ospedale i genitori e i medici e gli altri pazienti sono proprio un contorno. Noi viviamo questa storia un po' come una specie di ragazzi della Via Palla contemporanea, con degli elementi però anche di magia, spirituali, di grande novità, penso. Questi sei ragazzi, i nostri braccialetti rossi, vivono le stesse relazioni, gli stessi problemi, le stesse gioie di tutti i ragazzi, degli adolescenti di oggi. Però per la loro condizione di essere ricoverati in un ospedale, vivono ogni cosa con più emozione, no? Portano tutte le emozioni, tutte le avventure, la voglia di vivere ad un gradino superiore. E quindi per me è stato molto interessante, è come poter vedere un po' l'adolescenza di oggi vista con una lente di ingrandimento. Io sono convinto che questo film renda una grande dignità ai malati e alle loro famiglie. Nel nostro paese spesso chi è malato si sente a disagio, si vergogna quasi, e le famiglie vivono questo sentimento di frustrazione. Qui raccontiamo la storia di sei ragazzi, sono sei eroi e sono persone malate che lottano, che non perdono la gioia di vivere, che hanno voglia di farcela, che si divertono, che a volte si dimenticano anche di essere malati. E le loro famiglie nel film, come nella vita, insegnano che spesso si può anche essere solidali, ci si può aiutare a vicenda e chissà che tante volte dietro i problemi sono nascoste anche delle opportunità. Che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno.